Ciao belli, allora, qua si parla sui canali di finanza in streaming, anche dove c'è gente preparata, molto più preparata di me. Vi parlano di questa rotazione, stanno facendo due scatole così, ma ragazzi, purtroppo il treno è partito. Quando parte il treno, poi bisogna aspettare che ci sarà la fermata alla stazione per poi salirci. Il treno è partito il giorno dopo l'elezione di Biden. Quindi io in questo video lo chiamo il rischio delle aziende in cui stiamo investendo tanti, in cui è partita la rotazione. E quindi la rotazione io me lo ricordo benissimo, il giorno dopo l'elezione di Biden, i mercati sono partiti e chi fa mercati da tanti anni ha visto quei volumi potenti, verdi, io mi sono ritrovato total, poi l'ho mollata. Con pochi spicci di profitto perché non la volevo, però quel giorno, diciamo, pronti via, stava salendo tutto. Mi sono ritrovato Santander che tuttora ce l'ho. Ovviamente, sto facendo delle manovre di protezione di questi profitti. Tante lepri mi sono scappate. Ho ammesso che ho cambiato subito la mia view su Eni. E mi è sfuggita, non è che sono riuscito a prendere il treno, soprattutto con le size che volevo e che non potevo in quel momento perché avevo una situazione di un affare ancora abbastanza in sospeso, diciamo in fase molto avanzata, però non era certa, quindi non potevo immobilizzare l'investimento anche se era a reddito. Comunque, questo comunque è tutto soggettivo. Allora, quali sono in questa rotazione ci sono molti comparti, no? Che riguardano i mercati finanziari che erano rimasti indietro. Gli indici che maggiormente erano rimasti indietro erano l'Ibex spagnolo, il nostro, l'italiano, l'FTSE 100 quotato sulla borsa di Londra, lo Yapd. L'FTSE 100 c'era anche un golosissimo, lo SPY G, che è il Dividend Aristocrats della borsa inglese, diciamo che adesso sarà un po' meno, quando l'ho preso io a novembre o dicembre era al 6%, e poi soprattutto questa cosa, tant'è che l'ho fatta notare pure a Francesco, stai attento che il pound sì, è forte, sta continuando il suo, ha già rimbalzato, quindi quando andate a investire in questi mercati, e dovete valutare anche l'effetto cambio, se questi mercati sono extra UE, come ho fatto io con lo Yapt, anche se sono hedgeati, no? Che lo coprono. E vi faccio un altro esempio: io, se andate a vedere i miei video, ho citato lo Yapt, no? Che dà quel bel 4,5% trimestrale, tra un po' arriverà l'accredito. E sto seguendo, ovviamente, ci ho investito, sto seguendo le prime 10 aziende in cui è capitalizzata, no? Me le sono messe in watchlist. E una di queste, ad esempio, ha fatto meno 8, meno 10 proprio questi giorni. Lo Yacht è salito, è rimasto piatto, diciamo, io sono in leggero profitto del 2-3%, non mi ricordo adesso, perché poi l'ho preso in tre diversi scaglioni, uno a dicembre, un altro anche poco fa quando c'è stato il calo a fine. È importante molto sfruttare le debolezze, non essere frettolosi, questo lo dico io, lo dice anche l'esperto Lorenzo, nei mercati è molto importante la pazienza, quella purtroppo impara anche nella vita essere pazienti, io dei mercati finanziari devo ringraziarli anche per questo. Quindi un'altra variante che vi raccomando è non essere pidocchiosi, stare lì a tacchinare, ah, ma se io compro tanto in piccole sites pago tante commissioni. Le banche fanno un servizio, non sono delle onlus, ragazzi, non fanno beneficenza. Tra l'altro molto meglio le banche del peer-to-peer lending, di questi dei broker che poi vi chiudono baracca e burattini e possono, insomma, possono squagliarsela con i vostri soldi. Le banche molto difficilmente falliscono, molto spesso vengono salvate. A proposito di banche, vi do una dritta, una che non è ripartita bene proprio nel nostro indice. Io non ci investo, ve lo dico, non mi interessa, me la lascio scappare come mi è successo con Eni. È Unifurbit, chiamiamola anche Unicredit. Ovviamente non gli appiopperanno quella mela marcia di Monte dei Fiaschi, il comparto bancario. Diciamo, è aiutato anche dalla presenza del presidente del Consiglio Draghi. Diciamo, adesso siamo ben visti all'estero. Il mercato italiano è comprato, ragazzi, l'avete visto anche nell'ultima correzione.
Il mio pronostico è arrivato con 15 giorni di ritardo a 24.000. Comunque, un altro aspetto che vi metto in guardia è il dollaro. Sì, si è indebolito del 10% su un anno, ma è forte, cioè nel senso non è più debole come mesi fa. Quindi ecco, un'altra cosa che non vi dice chi è già entrato, no? Che magari fa il pavone, no? Dice, c'è la rotazione, di qua e di là. Ormai la rotazione da quel dì che è partita, ragazzi, il timing è importante. Come è importante il timing, se voi piacete, c'è una simpatia con una ragazza e aspettate, 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 quella a un certo punto ne può trovare uno pari grado, carino come voi e ve la possono soffiare. Quindi l'euro-dollaro ho visto che a 1,25 non ci arriva perché anch'io ero pronto ad accumulare qualcosina di un ETF, però lasciamo stare, sennò vado off topic. E ovviamente questo è il consiglio principale, ecco, purtroppo al sesto minuto lo dico, investite negli ETF, siate più pazienti e non investite sulle singole azioni o comunque se siete esperti fatelo, certo, però è meglio, molto molto meglio perché se vi fa come quella Fortescue, non so come si pronuncia, scusate, io l'inglese lo capisco, lo parlo, ma non, c'ho una pessima pronuncia, sono fuori allenamento, che vi fa un bel boom. Vi faccio un altro nome di un'altra, ho fatto Eni, ho fatto Fortescue, se uno va sulle, se andate sulle singole azioni andateci con piccole size, ma su quelle che hanno anche forza, non quelle che hanno ecco, una debolezza nell'ETF, magari incidono l'1%. SSE è una utilities, tutta tre comparti diversi, ho detto, Fortescue, servizi finanziari, Eni, petrolifero, SSE è un utilities inglese. Che danno tutto un bel dividendo, quindi possono essere allettanti per chi vuole investire al reddito ed è anche gli istituzionali sono interessati al reddito. È molto importante gestire le posizioni. Chi ce le ha? Io, ad esempio, quando ho investito i profitti in queste aziende, comunque, se ho tolto ad esempio i 1000 dollari guadagnati sul Nasdaq in 6 mesi, ho preso profitto ad esempio da Enel, anche l'ho preso molti mesi fa. Lì li ho messi sullo Yapd, sto facendo un esempio, sto andando a memoria su altro reddito fisso. Lì non metto lo stop loss. Questa è un'idea che vi do, poi voi gestitela personalmente. Io questo è il mio money management personale. Non ho debiti, non ho famiglia. Ho pagato la macchina sì, a tanti chilometri, però comunque un diesel è di buona marca. Non ho debito, ho da pagare soltanto le spese della bolletta, un piccolo affitto perché per fortuna vivo in Abruzzo, qui la vita costa molto poco, anche i generi alimentari costano molto poco, il gasolio aumenterà e adesso devo decidere se usare i dividendini e metterli sulla parte dei miei piccoli dividendi sui petroliferi, li voglio mettere la metà, penso. Al gasolio, perché al gasolio adesso striscerò di più, diciamo, quando pagherò il gasolio. Adesso sto studiando anche cosa fare. Quindi ripetiamo: consiglio ETF, consiglio di comprare assolutamente in pazienza in giornate di debolezza. E più scendono i mercati, più aumentate la size. Se scendono poco, investite poco. Non vi innamorate di singola azione, non vi fate ingolosire, ve lo dice un bel golosone di dividendi. Ok? Buon dividendo, buone rendite finanziarie a tutti.